Ciao a tutti, perfetto, bentornati. Io direi di cominciare. Allora, i pulsanti ormai li conoscete, quindi per alzare la mano andate su reazioni, potete farlo sia mentre parlo e metti caso che sono un attimo concentrata e non vi sto guardando, magari mi interrompete tranquillamente e accendete il microfono e parlate. Avete qualche domanda, volete dire qualcosa prima di cominciare? Io posso? Certo. Allora, volevo dire una chiedere una cosa relativamente ai 5 esercizi più 1 di Rudolf. Allora, siccome io ho cominciato a farli, no? Dal 1º di novembre, e volevo chiedere una cosa, se capita anche a voi. Quando io osservo l'oggetto, poi passo alla descrizione, così, e dopo immagino che questo oggetto mi passi dalla testa e mi scenda fino alla spina dorsale, no? Dopo che ho fatto sta cosa, mi prende un benessere esagerato. È normale o no? Vuol dire che lo fai bene. Sì. Magari succedesse a tutti. Ah, è successo comunque altri? Sì? Certo. Ah, grazie. Prego. Grazie. Che Qualcun altro? bello. Nessun altro fa questo L'inizio. esercizio? Giovanna? Ho Giovanna? detto, ed è solo l'inizio. Pensa Esatto. quando andrai avanti nei mesi e aggiungerai anche gli altri. Grande Giovanna. Vabbè, Giovanna, abbiamo un amore platonico proprio. Ci vogliamo proprio bene. Ok. Ci sono altre domande oppure vogliamo cominciare con l'ermetismo? Alessandro? Simone? Prendo i maschietti, Alberto? Io sono pronto per l'ermetismo. Ok, Massimiliano? È tornato, non ha sentito, ma va bene, sei pronto? Riccardo non lo vedo, ma c'è, quindi è pronto? Tutti pronti? Ok, perfetto. Allora, oggi affrontiamo appunto quelle che sono un po' le basi delle dottrine ermetiche, perché nel momento in cui ricordiamo quanto detta la tavola smeraldina, tra l'altro se avete notato, io l'ho postata la tavola smeraldina direttamente nella community dei canali, ce la rileggiamo quello che dice, eh? Perché almeno fa bene, è un testo sapienziale, sappiamo che è inciso sulla lastra di smeraldo, eh? Va bene. Afferma ciò che è in alto viene o è come ciò che è in basso, e ciò che è in basso proviene da ciò che è in alto, facendo i miracoli di una cosa. Allora, quindi, in base a questo, apprendiamo che cosa? Che i quattro elementi del piano fisico materiale, che in realtà sono cinque, perché sono acqua, aria, terra, fuoco e etere. Questi cinque sono analoghi ai cinque elementi presenti nell'uomo, ovvero ai cinque sensi. Quindi, in base al principio dell'analogia, lavoriamo sul concetto così in alto, così come in basso, viceversa. Allora, accenniamo agli elementi prima di entrare un po' nel merito del tema del nostro incontro. Perché? Perché l'ermetismo ci spiega che ogni cosa creata è venuta in essere tramite gli elementi. E questa è una verità che vale sia appunto per il macrocosmo, l'universo, sia per il microcosmo, che siamo noi, le creature. Dunque, noi ermetisti in realtà chiamiamo i cinque elementi energie elementali, che in molti testi antichi orientali sono denominate tattva. Intanto, ciao Antonio. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Ora, il segreto dei cinque elementi, che è conosciuto dai veri iniziati, permette di modificare l'uomo e la realtà che lui vive. Quindi capite quanto è importante per l'ermetista conoscerli. Ad esempio, se conoscete i tarocchi, noi ritroviamo rappresentato questo grande mistero degli elementi attraverso la simbologia che è lì presente.
Non è un caso che la prima carta dei tarocchi sia quella del mago. Non so se ce l'avete presente, la carta del mago, no? Che con il dito indica proprio l'importanza di conoscere e di padroneggiare questi elementi. È la prima perché poi i tarocchi anche hanno un significato molto importante. Sono 22 carte, lo saprete, immagino, come le lettere dell'alfabeto ebraico, e sono, rappresentano un percorso iniziatico completo. Bravissima Giovanna, faccelo vedere sto mago, sto maghetto. Oh, c'è il bastone, il calice, sono tutti elementi, la coppa, che appunto in realtà rappresentano gli elementi di cui abbiamo detto. Allora, quali sono questi elementi? Questi cinque elementi li vediamo utilizzando la dottrina indù dei Tattva. Per cui abbiamo il principio del fuoco, che è detto anche Tejas, il principio dell'acqua, che è detta anche Apas, il principio dell'aria o Vaju, il principio della terra o Prithivi, o Prithivi, e il principio dell'etere o Akasha. Allora, i primi quattro elementi, quindi aria, terra, acqua e fuoco, sono principi più densi, sono quelli costitutivi proprio del nostro universo. E derivano tutti dal quinto, che è l'Akasha. L'Akasha è la causa prima, è la cosiddetta quintessenza che avrete sentito nominare tante volte. Ora però vediamo nello specifico i principi, così da coglierne proprio le caratteristiche. Partiamo dal primo, che non è il primo a caso, che è il principio del fuoco. Perché non è il primo a caso? Perché è il primo, a parte essere il primo elemento chiaramente derivato dalla cascia, soprattutto è un elemento che, come tutti gli altri, manifestano il proprio influsso in ogni cosa creata. Quindi anche ognuno di noi ha l'elemento fuoco al suo interno. Quali sono le caratteristiche di questo elemento fuoco? Sono il calore e l'espansione. Ecco che all'inizio di tutte le cose create vi devono esserci stati il fuoco e la luce. Difatti nella Bibbia cosa leggiamo? Leggiamo Fiat Lux, ovvero sia fatta la luce. Fu fatta la luce, fu luce, luce, luce venne creata. E l'origine della luce ha proprio il suo fondamento nel fuoco. Inoltre dobbiamo ricordare che ogni elemento possiede due polarità opposte. Una è passiva ed una è attiva in ogni cosa. Ovvero, nella positività troviamo la creatività, la produttività, la crescenza. Nella negatività troviamo la distruttività, la disgregazione. Noi sappiamo che le religioni hanno sempre attribuito il bene dalla parte attiva e il male a quella passiva. Tuttavia, no, sappiamo anche che non esistono né il bene né il male di per sé, perché questi sono soltanto dei concetti umani. E già che ogni cosa è stata creata secondo leggi immutabili, queste si riflettono nel principio divino, o meglio, riflettono il principio divino. Quindi capite che indagando le leggi immutabili, noi che cosa saremo in grado di fare? Di avvicinare proprio il divino, di diventarlo. Ora, l'esoterista cieco, non perché non ci vedesse, ma perché è della Repubblica Ceca, Franz Bardon, chiama la caratteristica dell'espansione del fuoco, abbiamo detto calore ed espansione, le due caratteristiche del fuoco, quella dell'espansione la chiama fluido elettrico. Attenzione perché tutto quello che vi dico noi poi lo andremo a ritrovare nell'uomo e andremo a vedere come l'uomo, l'anatomia occulta dell'uomo, non solo ha questi elementi, ma poi vedremo, bravo, è quello il testo, sì, ma poi vedremo proprio come vengono cresciuti in noi questi elementi, quindi come si sviluppano e che cosa portano la loro evoluzione nell'uomo. Valutate che quando
Bardhan parla di questa espansione del fuoco come fluido elettrico, lui non si sta riferendo in particolar modo a quella che è la normale elettricità del mondo fisico, seppur poi ne presenterà alcune analogie, lo vedremo proprio nell'uomo. Però la prossima volta, perché oggi intanto vogliamo concentrarci bene su questi elementi, ecco perché ho scritto che oggi è la prima parte. Andiamo al principio successivo, quindi dopo il fuoco abbiamo il principio dell'acqua o apas. Sempre dalla kasha, dal quinto elemento, deriva il principio dell'acqua. Chiaramente questo principio è opposto rispetto a quello del fuoco e quindi i suoi attributi saranno opposti. Laddove c'era il calore, qui avremo il freddo nell'acqua. Laddove c'era l'espansione, qui abbiamo la contrazione. E anche qui abbiamo due polarità, una polarità attiva, che è costruttiva, donatrice di vita, l'acqua, di nutrimento, e quella negativa o passiva, che è fattore di decomposizione, di fermentazione e di dispersione. Dal momento che l'attributo fondamentale di questo elemento è la contrazione, esso andrà a produrre il flusso magnetico. Quindi da una parte abbiamo il flusso elettrico, dall'altra abbiamo il flusso magnetico, fuoco-acqua. In base alla legge, alle leggi della creazione, il principio del fuoco non può esistere da solo, ma deve per forza includere il suo contrario, che è proprio il principio dell'acqua. Quindi il fluido elettrico è il polo contrastante opposto al fluido magnetico. E i due elementi di fuoco e di acqua sono elementi di base mediante i quali ogni cosa è stata creata. Fino a qua ci siamo? Nulla di complicato. Andiamo al terzo principio, che è il principio dell'aria. Anche questo principio deriva dalla kasha. Ora, gli iniziati ritengono che questo principio sia un principio mediatore, ovvero sia un principio che medi, che sia intermezzo tra il fuoco e l'acqua. Dal momento che il principio dell'aria stabilisce in realtà un equilibrio neutrale, che fa proprio da tramite tra le qualità attive e quelle passive di fuoco e di acqua. Infatti assume sia l'attributo del calore dal fuoco che quello dell'umidità dall'acqua. Arriviamo al quarto, che è il principio della terra. Come per il principio dell'aria, anche quello della terra non rappresenta un vero e proprio elemento, ma in quanto è nato come ultimo, e quindi avendo come attributo fondamentale la solidificazione, quindi la terra ha come attributo la solidificazione, per questo motivo coinvolge tutti gli altri tre elementi, avendo donato loro una forma concreta. Quindi grazie alla terra si realizza la forma all'interno della quale confluiscono gli altri elementi. Pertanto questa azione reciproca rende il principio della terra come un magnete a quattro polarità, ovvero gli permette di generare un fluido elettromagnetico. Così tutta la vita viene creata e può essere spiegata dal fatto che tutti gli elementi sono attivi nel quarto, cioè nell'elemento terra. E tramite la realizzazione che si attuò nell'elemento terra, il fiat lux venne in essere. Ci siamo? Vediamoci la kasha, che è uno degli elementi a questo punto principali, perché il principio eterico è quello dal quale sono provenuti
tutti e quattro gli elementi. Quindi la kasha è il principio più elevato, è il più sommo, è il principio primordiale, la forza prima. E in quanto principio causale è senza tempo e senza spazio. Noi sappiamo che le religioni hanno dato a questo principio il nome di Dio. Quindi parliamo della fonte e della purezza di ogni pensiero, di ogni idea. È quella che gli alchimisti chiamano quintessenza. La kasha è il tutto in tutto. Ora, riprendendo le leggi ermetiche, come abbiamo fatto all'inizio con la legge dell'analogia, a questa segue la legge o principio di causa ed effetto. Quindi la legge dell'analogia, macrocosmo come microcosmo, a cui segue la seconda legge ermetica fondamentale, che è la legge di causa ed effetto. Anche questa legge è immutabile, oltre ad essere chiaramente un aspetto essenziale della kasha, del principio eterico. Infatti sappiamo che ad ogni causa segue sempre un effetto corrispondente. E questa è una legge che agisce dovunque, in ogni luogo, in ogni tempo. Azione e reazione. Lo vediamo anche in fisica, in quella che è la fisica contemporanea, ma insomma la classica, la fisica classica. Quindi in questi termini possiamo parlare anche del concetto di karma. Perché attenzione, il karma in quanto ogni atto, perché karma significa azione, ogni atto ha la sua causa ed è seguito da un risultato. Quindi il significato di karma è molto più profondo rispetto a quello che viene propagandato dalla New Age, perché non dovremmo accettare il karma unicamente come regola per le nostre, diciamo, buone azioni, perché dentro di noi sappiamo che se il bene offre frutti buoni, il male provoca altrettanto male, un po' come afferma il detto ciò che semini raccogli, no, raccoglierai, perché tutti i detti sappiamo che sono veri. Pertanto qui entra proprio il gioco di causa ed effetto. Ora, dopo queste fondamentali, indispensabili conoscenze di base, arriviamo all'essere umano. All'essere umano che è creato ad immagine di Dio, ovvero ad immagine dell'universo. L'intera natura si manifesta, si sintetizza nell'uomo. Quindi troviamo tutti e cinque gli elementi nell'uomo e vediamo l'influsso degli elementi sull'uomo a partire dal famoso motto latino mens sana in corpore sano, quindi mente sana in un corpo sano, ed entriamo nel concetto della salute. Quindi cos'è la salute per l'ermetismo? Consiste nella perfetta armonia di tutte quelle forze che operano nel corpo in relazione alle qualità fondamentali degli elementi, qualità che abbiamo visto. Quindi cos'è la malattia? È una disarmonia, semplicemente una disarmonia. E questo è il motivo per il quale chi vuole intraprendere un percorso di conoscenza ermetica, che è alla base di tutte le scienze esoteriche, deve concentrarsi totalmente sul proprio corpo. Pensiamo alle dottrine orientali sulla costituzione dell'uomo. Pensiamo alla concezione teosofica, alla concezione stellariana dei corpi sottili. Perché quella è la base? Per tutti questi motivi che abbiamo visto. Quindi l'uomo, come immagine di Dio, dal punto di vista ermetico, si riferisce proprio all'attributo della natura divina che deve prevedere la salute come condizione fondamentale per l'ascesa spirituale. Ad esempio, se si desidera vivere in un ambiente bello, nella bellezza,
nella nostra casa e quindi anche nel nostro corpo, dobbiamo coltivare le qualità dell'armonia e della bellezza. Gli elementi devono svolgere determinate funzioni nel nostro corpo in accordo con le leggi universali. È di questo che tratta la cosiddetta anatomia occulta. Ora, io oggi ho deciso di fare così. 20 minuti di, no, lezione, però di indicazione, di spiegazione insieme a voi di tutto questo. E, non voglio andare oltre, perché vorrei che questo venisse ben assimilato, perché sono concetti in realtà, sembrano semplici, ma vanno veramente interiorizzati. Se noi comprendiamo la funzione degli elementi, delle forze elementali, delle energie che ci circondano, e cominciamo a notare che in ogni cosa ci sono i quattro elementi, ovvero i cinque, insomma, è un lavoro veramente importante quello che potremmo fare poi anche su di noi. Quindi la prossima volta proseguiamo vedendo anche la teoria dei temperamenti. Quella è stupenda, perché cominciamo a scoprire chi siamo, come siamo fatti, perché ci svegliamo la mattina arrabbiati o ci freddiamo dinanzi a situazioni critiche. Va bene? Lascio la parola a voi. Chi vuole intervenire, chi vuole dire qualcosa, un commento, una riflessione, beh, libero sfogo. Non vi accalcate, mi raccomando. Vai Alessandro, dai, sei il mio alter ego, dai, dici qualcosa. Guarda che ha alzato prima la mano, oh, la Chiara. Non l'avevo notata, Chiara, hai ragione. Prima Chiara, dai, facciamo... No, facciamo... puoi andare se vuoi. No, Chiara, tranquilla. Vado io. No, allora, a me è venuto in mente, ascoltando, che anche nel taoismo si parla dei cinque elementi. Si dice che c'è il grande uno, che poi si è diviso in yin e yang, e poi successivamente nei cinque elementi. Solo che sono fuoco, acqua, terra, metallo e legno. E quindi mi chiedevo, cioè, se si possono integrare queste conoscenze tra quello che dice l'ermetismo e il taoismo, non so se... Sì, ma assolutamente tutta la conoscenza è integrabile, è evidente. Okay. Ma nei metalli ci sono i minerali, quel concetto del minerale, della natura, nel legno anche. Vabbè, diciamo che il taoismo è ancora più specifico per alcune cose. Tu sai che lavora anche molto la medicina cinese sull'uomo, proprio con gli elementi. Quindi chiaramente lì gli elementi sono ancora più dettagliati, perché i cinesi sono precisi. Okay. Io non so, tutte le cose. Okay. Però sì, assolutamente è integrabile, come no. Quello che io ho esposto, chiaramente... Ermete è una tradizione nostrana, no? Occidentale in un certo senso, anche se ha radici in Oriente, però la cultura... Poi tu sbaglio o hai studiato le dottrine religiose? Cioè, storia, sì, del giusto? Quindi sì, qualche altra analogia se la puoi anche tirare fuori, no? In questo momento... non ti metto in difficoltà, però no, già preparato, è bellissimo, assolutamente. L'analizzeremo. Va bene, grazie. Grazie. Perché abbasso la mano. Aspetta Antonio, passiamo a Alessandro, che l'avevo interrogato, sennò poverino, vorrà dire qualcosa, altrimenti... Dici qualcosa. Non so cosa posso dire. Vuoi che integri quello che hai detto tu? Faccio quello che vuoi. Sì. Integra, ruota libera, oggi è così. L'argomento di oggi è molto interessante, perché tra l'altro tra tutti gli argomenti nella macro categoria dell'esoterismo, che molto spesso esulano dal venire a contatto con la nostra vita pratica di tutti i giorni, invece questo tipo di argomenti, quindi quello sui quattro elementi, per esempio, che abbiamo appena spiegato, è molto più pratico di quello che possa sembrare. Perché, vabbè, a parte leggere la tavola di Smeraldo, che è piuttosto criptica e uno non si può mai immaginare che invece possa essere una cosa da utilizzare, invece lo è.
e sicuramente è stata scritta proprio per quel motivo, per essere utilizzata. Un tempo gli alchimisti scrivevano tutto quello che noi troviamo oggi, o quel poco che siamo riusciti a ritrovare, molto spesso erano proprio delle formule, sia per la preparazione di rimedi, molto spesso, sia per la preparazione di rimedi interiori, quindi di utilizzo di vita pratica. E quindi mi fa molto piacere che noi oggi abbiamo iniziato questo piccolo percorso sull'ermetismo. Non so, cosa posso dire altro? Dimmi tu, non lo so. No, ma io amo la sapienza, quindi qualsiasi cosa vuoi aggiungere, a me piace. Probabilmente l'unica cosa che aggiungerei, anche per completezza del discorso, sarebbe molto utile, visto che abbiamo parlato di ermetismo, fare un piccolo passo indietro su quello che insegnava, sicuramente insegnava Paracelso, delle tre sostanze. Sapete tutti, no, che quando si inizia a parlare di quattro elementi o dell'elemento principale da cui nasce tutto, insomma, è come se venissero in sequenza questa serie di numeri molto importanti, l'1, il 2, il 3, il 4 e così via. Se noi siamo andati già a vedere i quattro elementi, quindi fuoco, acqua, aria e terra, o metteteli in fila come preferite, prima probabilmente dovremmo concentrarsi su questi principi cardine di cui Paracelso chiamava le tre sostanze, che sia possiamo metterle sia come principi filosofici o di idee, e poi invece come come si dice, il titolo di questa riunione, proprio all'interno dell'anatomia occulta umana. Quindi abbiamo la prima sostanza che lui chiamava zolfo o sulfur, poi c'è la sostanza mercurio e poi c'è la sostanza sale. Queste tre sostanze si integrano completamente con la teoria dei quattro elementi, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista pratico, forse molto più pratico di quello che si possa immaginare. Forse oggi, se noi dovessimo fare un rapporto con la scienza odierna per far capire meglio questi discorsi, è facile fare un parallelismo con quello che è stato scoperto dopo i primi anni del Novecento sulla fisica, perché molto spesso si fa questo parallelismo giusto per così farsi intendere meglio, no? Nella parte più piccola che è stata studiata tantissimo tempo fa della fisica moderna c'è l'atomo, che era composto da tre tipi di elementi. C'è un nucleo centrale che ha una carica positiva, nello stesso nucleo c'è una carica neutra, e poi all'interno di questo nucleo c'è questa carica negativa che successivamente veniva descritta come una nube di possibilità, perché non si può individuare la posizione dell'elettrone. È un'ipotesi che si può dare, quindi si dice che una nube di possibilità. Mettiamo insieme questa scoperta scientifica, o questa teoria scientifica, ricordiamoci che le scoperte sono tutte teorie, fin quando non vengono confutate diversamente, con la vecchia filosofia di Paracelso delle tre sostanze, vediamo una cosa incredibile, che nella sostanza mercurio, che lui intendeva che è la sostanza volatile di espansione, la descrive esattamente come quell'elettrone che è una nube di possibilità. E se noi andiamo nell'anatomia occulta, quella sostanza si ritrova sia nei nostri pensieri, no, come sostanza mercuriale, e andando nel profondo, siccome ogni nostra sostanza umana è intrisa contemporaneamente delle tre sostanze e dei quattro elementi, c'è solo una prevalenza di una fascia più che un'altra. Non possiamo, come si dice, isolare una sostanza di solo quella sostanza. Quindi i pensieri non possono essere solo mercuriali o solo di diversa natura, sono misti.
c'è una prevalenza probabilmente. E altra sostanza mercuriale che si racconta nell'anatomia occulta sono tutta quell'intelligenza interiore che fa parte anche del sistema immunitario. Interessante questa cosa. Poi c'è la sostanza sulfurica, o lo zolfo in italiano, sulfur, che è quella sostanza che, secondo Paracelso, aveva quella forza contraente che spingeva le cose verso l'interno. E quella sostanza dura, verso il basso, ecco, mettiamolo così, no? Raffiguratevela come se fosse puntata verso l'interno. Invece la sostanza mercuriale è quella che espande verso l'esterno. E questa sostanza che va verso il basso si può ritrovare anche nel corpo umano, assolutamente. Per esempio, uno dei nostri sistemi emuntoriali principali, che è il sistema digerente, è sicuramente spinto e portato avanti dalla sostanza sulfurica. E poi c'è quella sostanza centrale, no? Che è neutra, che nell'atomo viene chiamato neutrone, che semplicemente, che forse è il lavoro più difficile, lateralizza le due sostanze, cioè le mette in comunicazione il mercurio e lo zolfo, la sostanza che espande e quella che contrae. Questo è interessante. Poi ognuna di queste tre si distribuisce attraverso con i quattro elementi e crea un altro numero molto famoso, che è il numero 7, che è un altro numero interessante per l'esoterismo. Sacro. Però cosa devo dire? Possiamo andare avanti in mille ore a parlare di queste cose. Esatto. Lascio spazio agli altri. Grazie, sempre molto interessante. Poi comunque riprenderemo il tutto anche più avanti. Hai fatto bene ad anticipare tanti argomenti interessanti. Non basta una vita. Vai Antonio! Buonasera a tutti. Da quando ho capito già avete letto la tavola smeraldina, se non mi sbaglio. Sì. È una cosa... Vuoi rileggere, riprendila. Come, scusa? La vuoi riprendere, rileggila. No, vabbè, io la conosco benissimo, no? Però mi fa piacere ogni volta ascoltarla, perché è sempre un piacere, veramente. Niente, io già mi ho anticipato, quello che volevo un po' dire era il fatto che i cinesi sono stati sempre molto, diciamo, vicini a questo aspetto degli elementi, quindi la utilizzano nella loro medicina. Quindi, e questa cosa qui ci deve far riflettere, perché con poco, cioè attraverso, senza troppe complicanze, riescono a gestire, e so che è altrettanto efficace contro la nostra medicina, quella cinese. Quindi, voglio dire, questa cosa ci deve far riflettere, perché a volte ci complichiamo troppo, bisognerebbe ritornare un pochettino alle cose essenziali. Volevo dire questo. E poi il nostro corpo, appunto, come microcosmo che riflette il macrocosmo. Questo aspetto è interessante anche nella nostra quotidianità, ad esempio nell'alimentazione questa cosa noi la possiamo gestire. L'alimentazione nei nostri modi, perché nell'alimentazione? Perché noi siamo fatti di quello che mangiamo, no? Quindi i principi che mettiamo dentro sono quelli che poi andiamo a gestire attraverso poi una serie di meccanismi e di principi che si attivano, per cui si vanno a creare tutte quelle condizioni che ci permettono di stare più o meno bene. Ora io vorrei fare un invito, che è un esercizio che faccio io. È un esercizio che sta anche a metà strada tra l'essere consapevole. Ed è, io lo chiamo doccia consapevole. Ma come funziona questa doccia consapevole? Noi entriamo nella doccia, apriamo l'acqua. Quindi stabiliamo la temperatura che è più breve, quella che ci sta piacendo di più in questo momento. Perché ci sta piacendo quella temperatura? Perché possibilmente abbiamo attraversato una giornata di freddo, oppure troppo caldo, quindi ci sta bene una temperatura più fredda. Quindi abbiamo un riscontro positivo da questo getto d'acqua che ci sta arrivando addosso. Quindi se noi abbiamo colpito con l'acqua la spalla, abbiamo un riscontro positivo e mettiamo attenzione su questo. Se spostiamo il flusso dell'acqua su un'altra parte del corpo,
noi iniziamo a notare che ci sarà uno sbilanciamento. Cioè, ci saranno parti del corpo che vorranno avere quella stessa sensazione. Quindi, in un certo senso, iniziamo a spostare, è come se ci immaginassimo un pennello benefico, no? E iniziamo a muoverlo attorno al corpo iniziamo a capire che ci sono delle parti che si trovano in disequilibrio rispetto ad altre. Se muoviamo questo flusso in maniera corretta, cercando di equilibrare queste parti, quando noi andiamo a chiudere l'acqua, usciremo dalla doccia, almeno questo è quello che succede a me, e io invito a provare anche altre persone, ci sentiremo molto meglio, più equilibrati, è come se avremmo fatto uno studio energetico su di noi stessi. E questa cosa invita, secondo me, uno alla consapevolezza del nostro corpo, quindi a sentire le nostre parti, e questo qua ci fa capire pure che attraverso il calore e il freddo possiamo riuscire già con poco a rimetterci su in maniera differente rispetto a prima. Quindi volevo raccontare questa cosa. Non lo so, è una cosa che secondo me chi ha curiosità di provare può provare. Un pochino, magari la prossima volta ne possiamo parlare, se avete piacere di questo. Una volta mi sembra che Alberto mi diceva che fa le docce fredde, gelate. Dipende, secondo me, dal momento. Magari ci siano momenti in cui c'è bisogno di questo, bisogno di altro. Ma questo sta, come dire, all'equilibrio che si va a ricercare, dal mio punto di vista. Ad esempio, a volte, non so se mi è successo di avere dei mal di testa. Dei mal di testa, ad esempio, quindi la sensazione di calore, sentite proprio a mettere la mano su, sentirete proprio la sensazione di calore, che dovuto, in genere l'80% dei mal di testa è dovuto a questo. Basta quindi contrapporre l'elemento, cioè il principio del freddo, per andare a equilibrare e andare a riprendere, ad esempio, già con poco si può riuscire a stare meglio da questo aspetto. Quindi senza prendere nessuna medicina o niente di particolare. Niente, volevo dire questo. Vabbè, dai. Se volete provare, la prossima volta ne parliamo. Proveremo. Credo che tutti la facciamo questa esperienza prima o poi, perché magari finisce l'acqua calda. Grazie Antonio. Bella Giovanna, vai, procedi. Io volevo portare uno spunto per chi magari poi volesse approfondire, ritornando un po' alla prima posizione, quella di Chiara, no? Dell'integrazione delle conoscenze, delle connessioni, di come ogni cosa si possa anche dire in modo diverso, a diversi, diciamo, gradi e livelli. Perché in effetti, volendo riprendere Steiner, visto che molti di voi lo leggono, noi potremmo vedere negli ordini i quattro elementi esattamente come le quattro incarnazioni che ci sono state planetarie, perché la prima è Saturno, che è quella del fuoco, dove c'è questo sacrificio da parte dei troni, e quindi non a caso il corpo fisico si forma attraverso il fuoco, cioè il fuoco è quello che i troni sacrificano per la formazione del corpo fisico umano. E questa cosa, attraverso in quale atmosfera si espandeva, in una dimensione comunque di calore. Ecco. La seconda incarnazione planetaria, che poi è quella del Sole, non a caso riprende l'elemento aria, che è questo calore, è dove si forma poi il corpo eterico dell'uomo. Dove si va poi a costituire il corpo eterico dell'uomo. La terza, che è quella della Luna, riprende il principio dell'elemento acqua, dove si va poi a formare il corpo astrale, dove si congiunge la terza parte costitutiva, che è il corpo astrale. E non a caso la Terra è la quarta, dove hai tre corpi, il fisico, che è più evoluto in questo momento, l'eterico, che è meno evoluto del film, ma solo perché c'è una progressione successiva, meglio, si va finalmente a congiungere l'io. E quindi poi ci sono, vabbè, senza dilungarci su questo, ma questo è uno spunto, allo stesso modo poi i pitagorici associano agli elementi numeri, perché riprendono proprio effettivamente l'ordine, perché l'uno è il principio primo, il due è la polarità, il tre è la loro unione, quindi possiamo vedere degli stati successivi anche di condensazione degli elementi in tutto ciò, e il quattro è proprio la terra.
quindi, e non a caso il quinto, che poi sarebbe l'etere, è quello che, ci può, che in linea evolutiva dovrebbe portare noi alla formazione del eterizzarci. Perché no, dopo questa profonda condensazione della materia nella quarta evoluzione, che è il numero 4 ed è la Terra, noi dovremmo procedere evolvendo verso la quinta Giove, che è l'etere. Cioè noi stiamo sviluppando, facendo evolvere il nostro io e quindi sviluppando il nostro sé spirituale, quindi lavorando sul corpo astrale, dovremmo andare verso l'evoluzione poi successiva, che è quella del corpo eterico su Giove. La quintessenza. Tutti gli stadi evolutivisti anariani, grande. Quinta incarnazione planetaria, quinto stadio evolutivo, l'etere, e quindi se progrediamo abbiamo, diciamo, questa fantastica prospettiva che io auguro a tutti. E poi rispetto al Mercurio, mi è venuto in mente quello che diceva Alessandro, questa connessione con la mitologia, perché Mercurio è il messaggero tra i mondi. Mercurio è quello che porta, che mette in comunicazione i mondi da un punto di vista mitologico. E se fossimo dotati di occhio chiaroveggente, come dice Steiner, dall'universo noi potremmo vedere la Terra circondata dal Mercurio, come un'enorme sfera di Mercurio. Però questa è una visione chiaroveggente, non è il Mercurio quello che intendiamo noi come elemento della tavola chimica fisica, ma è proprio questo Mercurio che tende a rimarcare che sulla Terra, esattamente come dicevi tu prima, Claudia, tutto è in uno, uno è in tutto. Quindi il Mercurio è quello che mette in collegamento e dà la visione chiaroveggente dell'applicazione proprio in questo nostro momento, per questa nostra incarnazione sulla Terra, perché la Terra è destinata a evolvere in questa direzione qui, nonostante ci creino tanti ostacoli. Ma va là! Brava Giovanna, cioè, hai sintetizzato praticamente il concetto evolutivo steineriano, che tra l'altro è stupendo. Già nei libri, nella scienza occulta tutto questo è ben, anche nei libri akashici, soprattutto nei libri akashici, in effetti Akasha. torniamo là, al principio della quintessenza. Grazie mille. Grazie. A te. Allora, qualcun altro? Qualcuno che magari non ha compreso oppure trova qualche difficoltà? È tutto semplice? È tutto abbastanza chiaro? Ecco, vai Alberto. No, io volevo fare una domanda molto più pratica, cioè proprio di base, basilare. Tu hai detto che in qualsiasi cosa che succede nella vita quotidiana ci sono questi elementi, giusto? Mi fai un esempio pratico, per favore? E anche un esempio in cui questi elementi non sono in equilibrio? In realtà l'ho fatto, sei stato poco attento. Vabbè, sto scherzando. No, nel momento, ad esempio, in cui... Allora, i quattro elementi sono dappertutto, ovunque, dovunque, in te e nel tuo ambiente in cui tu vivi. Nel momento in cui, ad esempio, tu hai un momento di ira, è chiaro che sta prevalendo l'elemento fuoco. È basico. Oppure apatia, sconforto. L'elemento aria nello sconforto, l'elemento acqua nell'apatia. Oppure l'elemento l'ansia. O non so, l'attaccamento alle cose, l'elemento terra, quello è basico. E l'equilibrio dov'è? Appunto nel trovare il giusto mezzo fra gli elementi. Diceva giustamente prima Antonio, nel momento in cui tu hai mal di testa, io sono emicranica, ti posso dire che quando ho mal di testa, una delle soluzioni più meno mediche dal punto di vista scientifico della fisica classica, diciamo, però effettivamente più vero, più esoterico, ma insomma più concreto, è mettere una benda gelata nella parte degli occhi e della fronte. E le, le,
l'emicrania migliora, perché il calore viene stemperato. Quindi tutto questo si trova proprio nella pratica. Alessandro diceva bene, cioè se noi studiassimo bene la tavola ermetica e gli elementi, vivremmo sicuramente in maniera migliore. Però prima dobbiamo conoscere, quindi conosciamo così poi da trovare le soluzioni e le risoluzioni che ci servono per la crescita. Va bene, Alberto? Grazie. Prego. Poi se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, io do risposte molto basiche, perché ancora dobbiamo entrare bene nel dettaglio. Antonio, hai la manina che si è fissata oppure intendi farla scendere? No, volevo dire un'altra cosa. Aggiungi, certo, scusami. No, dico, sono cose che poi uno appena inizia a vederle, inizia a avere riscontri, non te ne esci più. Cioè, è un piacere, perché poi inizia la scoperta. Sta lì la bellezza del viaggio, cioè proprio questo. Poi considerare gli elementi, sì, li consideri diversi, perché tutti sono diversi, ma fondamentalmente poi è sempre la stessa cosa. Sembra una lotta tra degli opposti che poi cercano l'equilibrio, no? Quindi anche se sono elementi diversi, ma sono vibrazioni differenti tra loro, che poi alla fine è un continuo, una danza cosmica, è questo che è affascinante tutto questo discorso, secondo me. C'è un principio primo da cui sono scaturiti questi elementi, che poi si sono differenziati, si sono posti agli antipodi e cercano un equilibrio, e da questo equilibrio si creano le forme, si creano tutti poi i principi collegati ad essi, il calore, il freddo, l'espansione, la contrazione, no? Un continuo ricercare il centro, quindi non può essere diverso anche per noi, voglio dire, non stare al centro. Non c'è altra strada, se iniziate a vedere attorno è così, non si sfugge, ecco. Niente, volevo dire questa cosa. Mi sta venendo in mente un'analogia, che la voglio fare un po' insieme a voi, perché prima Alessandro ha accennato alla numerologia esoterica, quindi al numero 1, al 2, al 3, al 4. Dunque, se è vero che l'1 è la cascia, perché questo abbiamo detto, dall'1 nasce il 2. Infatti la creazione, il fiat lux, il fuoco. Nell'unione del il fuoco, nell'unione del 2, dall'1 al 2, deriva il 3. Quindi dalla passione del fuoco, la coppia, crea il 3, che è l'acqua, che è la nuova creazione, la vita. Abbiamo detto che l'acqua è vita. E dal 3 si genera il 4, che è la costituzione umana, ovvero quello che noi ermetisti chiamiamo quaternario, che sono proprio i quattro elementi che vanno a generare il quotidiano, il mondo così come noi lo conosciamo. E in questo la numerologia ci viene assolutamente incontro. Se vogliamo andare oltre, nel quinto c'è quella che nel mondo ebraico è chiamata la Shin, ovvero la scintilla divina. Nel 5 arriva questa Shin, nel tetragrammaton la troviamo nello Yod-Shin-Vav-He, ad esempio. Poi abbiamo il 6, quindi cominciamo a partire dal materiale e ci spostiamo verso lo spirituale, perché il lavoro è sempre ciclico, il tornare all'1, quindi dall'1 si parte per poi tornare all'1, alla fine del ciclo, che sarebbe il 10, anzi il 12 in realtà, motivo per il quale poi i 12 segni zodiacali, i 12 mesi dell'anno, senza andare troppo i 12 apostoli, senza andare troppo in là, fino ad arrivare poi al 7, che è il primo numero insieme all'8 più spirituale. Con l'8 abbiamo due quaternari, quindi le due coppie che si vanno a creare, l'8 infatti è la generazione, unendosi le due coppie, arriva il 9, che è proprio lo spirito che comincia la sua evoluzione, che concluderà poi nel 12° numero, per ricominciare il ciclo. Dal 10 in poi ricomincia tutto il ciclo della numerologia. Adesso è stata un'infarinatura, una cosa veloce che mi è venuta, solo perché abbiamo accennato i primi 4 numeri, Alessandro mi ha dato un po' lo spunto. Però queste sono le basi proprio, le basi esoteriche ed ermetiche che ci permettono di conoscere noi stessi e il mondo.
Domande? Altre riflessioni? Altri spunti? Allora, Simone e poi Alessandro, di nuovo Simone. Ciao, volevo sapere, riguardo la parte più pratica, cominceremo dalla, cioè dai prossimi incontri toccheremo, o proprio nel fare un lavoro pratico dentro di noi tramite questi elementi, ci sarà, cioè sarà toccata questa cosa? Allora, come livello pratico, cioè, andiamo a vedere quella che è proprio l'anatomia occulta e vediamo un pochino quanto anche accennato a Alessandro su come i quattro elementi intercedono dentro di noi e quindi su come evitare la malattia, ovvero la disarmonia, ma creare armonia. Perché abbiamo detto che secondo gli ermetisti l'armonia, la salute, è indispensabile per la crescita spirituale, per l'evoluzione. Quindi noi dobbiamo creare salus, salute, nell'uomo. Quando l'uomo è in salute, tutto è in equilibrio. È quello il lavoro che noi. Spesso si pensa di conoscere tanto, conosce i tarocchi, c'è chi conosce tutti gli autori di questo mondo, c'è chi conosce tutte le varie dottrine, però tutto ciò è strumento. Non è lo scopo, non è il fine del viaggio. Sono gli strumenti che a noi servono solo per il percorso. Ma qual è il vero fine? Il vero fine è l'evoluzione, è il tornare all'uno, quello che i martinisti dicono, la reintegrazione dell'uomo nell'uomo e dell'uomo in Dio, cioè proprio il ritornare nell'uno. Motivo per il quale tutto quello che noi facciamo è dare quello che faccio io con la divulgazione, quello che fa Alessandro con la conoscenza, lo studio, quello che fa Chiara studiando le religioni piuttosto che andata via e Giovanna più nel campo steineriano. Questi sono tutti strumenti che servono a raggiungere lo scopo, che è quello di conoscerci, perché conoscendo noi conosceremo il mondo e quindi Dio. Ok, Simone? Simone, giusto? Avevi interpellato? Sì, tu. Sì. Sei sceso nel frattempo al piano di sotto. Allora, Alessandro. Mi sentite? Sì. No, mi piaceva molto la domanda di Alberto che voleva proprio arrivare, no, al sodo della questione, al pratico, perché, come dicevamo sempre, molto spesso si parla e basta, si legge e basta, e poi non si capisce dove vogliono andare a parare tutte queste cose, o tutte queste cose che impariamo, tutti questi insegnamenti. Ma alla fine il concetto probabilmente è molto semplice, perché benché che sappiamo che l'energia e la massa di cui siamo composti sono la stessa cosa, però noi le sperimentiamo come se fossero separate, contrapposte. Quindi energia o pensiero e materia o sostanza, comunque tutte queste cose si generano reciprocamente una dall'altra e producono una specie di movimento, è quello che noi, per quello noi siamo in vita in questo mondo, in questo senso. Nella vita di tutti i giorni, questi insegnamenti, questo movimento, questo cambiamento che il nostro corpo comunque produce senza il nostro permesso, noi lo contrastiamo con le azioni della nostra vita, probabilmente. Molto spesso succede questa cosa. Quindi rifiutiamo il cambiamento, rifiutiamo il rinnovamento, perché ogni rinnovamento comunque comporta l'abbandono di qualcosa. Vorremmo qualcosa di nuovo senza abbandonare null'altro, ma il nostro corpo non fa questo nella nostra biologia. Attraverso l'accettazione di questo nuovo potremmo cambiare, e forse la causa dei nostri conflitti è la non accettazione di questo cambiamento. E come diceva Claudia, il ricercare questo tipo di armonia interiore ed esteriore, perché sono completamente collegate, e ci ritroviamo come molto spesso racconta la teoria musicale, no? Perché l'armonia è un termine che deriva dalla teoria musicale,
e sapete bene che cos'è l'armonia, è una specie di, come si dice, è una, quella scienza di rapporti tra le voci e gli strumenti, no? Che sono in accordo tra di loro e quindi sono grati sia all'orecchio, perché li ascoltiamo, che al cuore di chi li fa. E questo specie di rapporto crea un, come si posso dire, si sviluppa verticalmente. Più in alto si eleva questa armonia, queste note si elevano, più tutto il senso musicale ha senso, ha un senso compiuto questa cosa. Quindi la nostra elevazione interiore, se prendiamo spunto dalla teoria musicale, più ci eleviamo, più il nostro senso è compiuto. Nella musica, più c'è armonia, più la nota si eleva, più ci si rende individuabili all'interno del tessuto compositivo. E questo è molto interessante, non si è... Più la nota è intonata, più c'è armonia, più ci si rende individuabili, più l'orecchio umano ascolta e lo sente. Così come, allo stesso modo, noi troviamo in natura facilmente, in un bosco, gli alberi da frutto, oppure i fiori nei rovi. È la stessa cosa. Che bello! Viene in mente anche cor cordis, in fondo, la radice proprio del cuore, la corda musicale, no? Gli accordi musicali vengono proprio dal sintonizzarsi con il cuore. Grazie Ale. Bello. Ok, Giovanna. Allora, io ho alzato la mano proprio perché mi ha fatto venire in mente una cosa mentre parlava Alessandro. Che l'interiorizzazione di questi principi in realtà serve esattamente a questo, cioè a riconoscere come tutto quello che poi noi vediamo come forza di resistenza non è qualcosa che si oppone a noi dall'esterno, ma anche quella è dentro di noi come polarità, esattamente come ci sono tutti gli elementi nella loro forma, diciamo, ideale, così come nella loro manifestazione fisica, che possono essere i minerali o vari livelli di condensazione, così coesistono dentro di noi anche queste polarità. E non a caso poi in fisica si dice che solo un sistema non ostacolato non evolve. Cioè, perché un sistema possa evolvere, deve essere ostacolato. Quindi siamo noi stessi quelli che ci creano degli ostacoli. Perché? Perché li dobbiamo superare per evolvere. In realtà, cioè, non è che è tutto gratis, un po' di fatica bisogna farla. Però se noi siamo consci di questo, sappiamo che anche i nostri ostacoli dipendono da noi. E siccome noi siamo di natura divina, non ci porremo mai un ostacolo che non possiamo superare. Quindi in questo non bisogna scoraggiarsi, perché poi alla fine la divinità in noi si rivela proprio in spirito. Finché rimaniamo nella dicotomia della materia, e quindi su questo piano, cosa effettivamente mi serve di pratico per risolvere, non riusciamo a interiorizzare realmente poi fino in fondo queste cose, che sono molto più utili nella loro semplicità di come posso pensare di mettere insieme due elementi chimici, perché in realtà sono già dentro. E mi viene in mente una cosa che hai detto tu, Claudia, alla prima serata che ci siamo viste, poi mi è dispiaciuto non partecipare a quelle dopo, ma le ho viste in differita. Che noi siamo l'alambicco da cui dobbiamo tirare fuori l'essenza, e non è che dobbiamo cercare le cose, è cercandole che noi alla fine ogni volta che cosa scopriamo? Di scoprire quello che già conosciamo e di andare sempre verso di più, verso ciò cui siamo, perché evolvere alla fine è il senso che porta a quella reintegrazione di cui parlavi tu prima, e questo è lo scopo. Cioè noi abbiamo bisogno di evolvere per riuscire a ritornare da dove proveniamo, per poi fare un gradino più in alto quello di cui noi siamo stati oggetto prima di evoluzione. Quindi, cioè, la prospettiva è magnifica. Oddio santo, lo dici con questa gioia per cui è impossibile non fidarsi anche a occhi chiusi. Grande. Grazie Sandra, perché mi hai dato tu, cioè, insomma, diciamo il punto di partenza. Ecco. grazie Giovanna. Ma Nancy, una parola ce la dici? Ti metto in mezzo?
Allora, ecco, mi sentite? No, stavo ascoltando. Vedo che mi stavi, allora ho approfittato. Ascoltando tutti con molto interesse. E studierò libri e testo, testi da consigliarci. Scusami, stavo bevendo. Allora, io in realtà ho tratto proprio quello che vi ho detto oggi, proprio da Bardone, come vi dicevo, e ce ne sono parecchi. Io Ok. partirei veramente dal Pimandro, dal Pimander, e proprio dagli scritti ermetici di base. Ok, grazie. Prego. Poi vabbè, dovremmo entrare. Bravo, anche la via della vera alchimia. Oh, Esatto. bello. È ottimo quel testo. Anche se lì sì, entriamo un po' più negli aspetti alchemici, come tu ricordavi, Alessandro. L'ermetismo non è solo alchimia, però è anche alchimia, chiaramente. Giusto così. Hai anche l'iniziazione all'ermetica. Vai, vai, poi tira fuori, è tutto buono. Altro? Dai, consigli per gli acquisti, no? Insomma, a noi ci servono i testi, no? Che da là studiamo, apprendiamo il tutto, oltre che alla conoscenza interiore. Ah, vabbè, Zolla, Le meraviglie della natura, sempre introduzione all'alchimia, questo è. Chi hai pure? Ermete Trismegisto, l'abbiamo detto, Asclepio, il Pimandar, esatto. Vabbè, diciamo che. Scusate, non è ordinata, ci metto un No, sacco di ci tempo. mancherebbe. Ti ho preso alla sprovvista così, no, assolutamente. Anzi, stai facendo un'opera. Ti ringrazio davvero. Ma poi ce ne sono tanti, Nancy, chiaramente. Partiamo dalle basi, poi si può specializzarci in qualsiasi cosa vogliamo o verso la quale siamo portati, no? C'è chi non ama la fisica, la quantistica o l'alchimia e magari comincia prima con la narrativa, con altri generi o altre Ok, dottrine. grazie. Ma grazie a te, grazie pure Alessandro che sta andando in giro per la sua libreria di casa a vederci qualche altro testo. Oh, abbiamo trovato le fonti. Chi ci dà queste fonti? Che altro c'è? Fammi vedere che altro c'è. Non mi ricordo più chi aveva detto che parlava della medicina cinese, del taoismo. Questo è interessante, Chiara. molto interessante. Però è un po' tecnico, si chiama Trattato di Alchimia Fisiologia Taoista. È un po' tecnico, però quando riesci a studiare le basi ermetiche, quindi quelle occidentali, e poi riesci a intraprendere un percorso appunto dell'alchimia o comunque taoista, è interessante perché riesci a trovare delle similitudini molto Oddio, molto interessanti. Ovviamente tutta l'alchimia, comunque la filosofia europea è molto filosofia, invece in Cina sono molto più pratici di noi. beh, chiaro, è chiaro. Poche parole e tanti fatti. Noi siamo parolai, tendenzialmente. Ok, Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, mi era venuta in mente un'altra analogia quando Alessandro parlava di elettroni, protoni e neutroni. Sono venuti in mente tre pilastri dell'albero della vita, quello della severità, della misericordia e dell'equilibrio. E quindi niente, un'altra analogia. Assolutamente, grazie. Ma col 3 potremmo veramente divagare. In tutte le religioni esiste il numero 3, Padre, Figlio e Spirito Santo, Anche. la leggenda di Horus, la leggenda di Hiram. Il numero 3 è alla base di tutto, è il principio. Grazie. Bene, grazie a te. Va bene, ci sono altre aggiunte? Oppure oggi siamo in perfettissimo orario proprio, possiamo andare a dormire presto finalmente.
allora, qualche altra analogia? Qualche altro spunto? Vogliamo fermarci qui? Così ci salutiamo. Credo che abbiamo veramente tirato fuori... Nancy, scusami. Scusa, mi è venuta in mente una cosa adesso. Ma i registri akashici si possono mettere quindi nell'etere? Si possono collocare nell'etere? E allora, i registri akashici nascono perché tu vai a cogliere nell'etere quelle che sono le conoscenze attraverso il tuo... Poi ci sono persone di cui io diffido molto che affermano di leggere questi libri akashici. Io dico solo che secondo me la conoscenza ce l'abbiamo dentro di noi, ognuno di noi è in grado di leggersi i propri libri akashici quando arriva ad un livello molto elevato, non proprio in maniera semplice. Però vediamo, Alessandro, tu che cosa ci dici invece? Vuoi aggiungere qualcosa? Già lo sento. E bisogna pescare dal lato destro, però. Questa è la Brizzi, eh? Però sì, hai ragione, bisogna pescare al lato destro. Come diceva il Cristo, Cristo sulla barca. Esatto. Beh, insomma. Grazie a te. Questo poi dobbiamo entrare meglio nel dettaglio, ma è simpatica. Va bene. Se non c'è altro da aggiungere, io veramente vi saluterei. Volete rimanere qua? Ci vogliamo salutare? Ciao! Ci vediamo alla prossima! Ciao. Grazie per tutti gli interventi, a tutti quanti, siete d'oro davvero! Grazie a te! Grazie davvero! Grazie! Buonanotte! Buonanotte! Mi continuo a salutare che c'è ancora tanta gente. Mamma, puoi andare anche tu. C'è così. Va, devi spingere termine, mamma, c'è un pulsante rosso. No, se non sono matti non li vogliamo. Oh, buonanotte. Ciao.